Inesauribile di notizie relative proprio alla formazione dell'italiano. È come se il tempo si fosse fermato, come è successo a Pompei, insomma, l'eruzione ha fermato la città nel pieno della sua vita. E così è nei biglietti. I biglietti ci testimoniano come gli strati popolari vivevano la lingua italiana, di fatto non la vivevano, che nei biglietti si legge il dialetto scritto. Questo forse per me è il motivo di fascino maggiore, senza nulla togliere all'elemento storico, che pure è importante, perché i biglietti costituiscono una testimonianza diretta di una storia diversa, della storia fatta dalle persone umili, della storia che non ci viene raccontata dai libri. Il punto di vista adesso è diverso, l'elemento da cui bisogna partire è l'elemento diretto, la fonte, e nel caso del brigantaggio ci sono proprio tutti gli atti presso gli archivi di Stato, gli atti dei processi fatti ai briganti, e nell'ambito degli atti processuali ci sono anche tutte quelle documentazioni scritte che possano aiutarci di analizzare queste vicende immediatamente successive all'unificazione con una maggiore obiettività. Fin dai primi mesi del 1860, quando Garibaldi sbarcò a Marsala con i suoi 1000, il brigantaggio costrinse i militari della corona a numerosi sforzi, tanto che dagli iniziali 22.000 soldati piemontesi si passò ad un esercito reale composto da 120.000 unità nel 1863. Il 6 settembre 1860, all'avanzare di Garibaldi alle 17.30, Francesco II di Borbone, re delle due Sicilie dal 59, lasciava Napoli, capitale del regno, e si rifugiava a Gaeta. Qui il sovrano subì l'attacco delle forze piemontesi e resistette per ben 3 mesi. L'assedio, ultimo episodio della spedizione dei 1000, seppur condotto dall'esercito del nuovo regno d'Italia, prese l'avvio nel novembre del 1860. E ancora oggi gli abitanti della cittadina lo ricordano come uno dei più duri subiti. Gaeta ha avuto 14 assedi durante la sua storia. E l'ultimo è stato il più famoso, quello del re delle due Sicilie, Francesco II, che ha difeso a spada tratta i soldati che erano chiusi nella fortezza di Gaeta. Difendevano dai piemontesi, che avevano ricevuto il comando dai garibaldini da Teano, e così per completare l'unità d'Italia Gaeta era l'ultimo baluardo dei Borboni. Quando Gaeta si è arresa, Francesco II e la moglie Maria Sofia si sono imbarcati su una nave e si sono andati a Terracina, che era Terracini, c'era lo Stato Pontificio, no? Gaeta si arrese perché la batteria Flipstar fu colpita in pieno da una granata dei sardi, dei piemontesi, e scoppiò. E siccome Gaeta stava già in cattive condizioni perché assediate, bombardate, allora era dovuto arrendersi. Anche perché c'era la flotta francese che difendeva Gaeta. Poi invece i francesi hanno abbandonato, hanno lasciato, e allora i Borboni sono rimasti soli. E allora l'assedio da Persano per mare, con la squadra navale di Persano, e l'artiglieria a terra dell'esercito piemontese ha dovuto cedere per forza. È durata da novembre del 1860 a febbraio 1861. Il 13 febbraio 1861 le artiglierie di entrambi gli schieramenti smettevano le ostilità. Francesco II si ritirava a Roma, mentre il suo esercito abbandonava la fortezza. Ben 50.000 soldati borbonici furono deportati nelle carceri militari piemontesi. Tuttavia altre roccaforti continuarono a issare la bandiera gigliata. Messina si arrese un mese più tardi. Civitella del Tronto, in Abruzzo, si piegò ben 3 giorni dopo che in Parlamento, a Torino, era stata proclamata la nascita del nuovo Stato italiano. I piemontesi varcarono la linea del Tronto il 15 ottobre del 1860. Civitella, che aveva una guarnigione di 862 soldati, difese questa città, il regno, per circa 5 mesi e mezzo. Il 20 marzo mattina Civitella si arrendeva alle truppe piemontesi. Cadeva l'ultimo baluardo del regno borbonico delle due Sicilie. Sono Bruno Martelli e sono il presidente di una cooperativa che si occupa di questa fortezza.
È un forte spagnolo che risale alla seconda metà del 1500 e insieme al borgo sottostante ospitava militari. Questo riguarda un periodo che precede l'Unità d'Italia, quando questa regione era la più settentrionale del regno delle Due Sicilie. Ospitava centinaia di militari, il cui compito era quello appunto di sorvegliare una frontiera. Gli spagnoli lo iniziarono a costruire nel 1564 e realizzarono qui, ai confini con lo Stato Pontificio, una delle fortezze più grandi d'Europa. Quando i piemontesi arriveranno sotto le mura di Civitella sarà nel novembre del 1860. I primi mesi non fu neanche un vero assedio, fu un blocco. Non c'è neanche l'artiglieria pesante che verrà portata poi all'inizio del 1861. Il Forte Civitella, al momento dell'inizio dell'assedio piemontese, aveva una guarnigione di 862 soldati. E al momento della resa erano 291. Molti erano morti, ma non tutti. Diversi avevano disertato per non cadere prigionieri, per poter continuare a combattere. Infatti sulle montagne intorno a Civitella nacquero molti gruppi di partigiani. Erano civili, ma anche tanti ex militari che hanno poi continuato a combattere anche dopo l'Unità d'Italia. Specialmente i primi 4-5 anni furono durissimi per il sud ed è il motivo per cui questi soldati non vennero neanche lasciati poi tornare a casa. I prigionieri dell'esercito borbonico a migliaia furono deportati nei campi di concentramento in diverse località dell'Alta Italia. Tutte cose che portarono a questa rivolta, che già era iniziata in Sicilia, già prima che i piemontesi venissero loro stessi nel sud, con i garibaldini, Pronte è l'esempio più conosciuto, ma ce ne sono stati anche in altri paesini. Quindi fu una rivolta che lentamente si dilaga a macchia d'olio. Basti pensare che un anno dopo l'Unità d'Italia oltre 100.000 soldati italiani erano ancora presenti nel mezzogiorno, proprio per reprimere queste rivolte sul nascere. Si cercò in qualche modo di rimediare con i plebisciti, il 21 ottobre 1860, quindi molte novità. E la legge Pica fu fatta proprio per questo, la legge Pica permetteva all'esercito qualsiasi mezzo, furono fucilati migliaia di meridionali, bastava un sospetto. Puntate!